Siamo lodati Gesù e Maria. Stiamo celebrando, fratelli e sorelle carissimi, la messa prefestiva della Vigilia in onore di Maria Santissima Assunta in Cielo, che tra le altre cose, come sappiamo, è anche la patrona della nostra parrocchia. E in questa prima messa in onore della Madonna, la liturgia cerca di farci cominciare a volgere lo sguardo su questo grande mistero, centrando la nostra attenzione su un titolo con cui invochiamo la Madonna, tra l'altro, nelle litanie lauretane del Santo Rosario. A un certo punto, se ricordate, la si chiama Arca dell'Alleanza, Porta del Cielo, Stella del Mattino, no? Abbiamo sentito il ritornello del Salmo responsoriale: sorgi Signore, tu e l'arca della tua potenza. E tutta la prima lettura che abbiamo ascoltato era una descrizione della solennità dell'arca dell'alleanza. Chi era? Sappiamo cos'era l'arca dell'alleanza nell'Antico Testamento. Brevemente dobbiamo un attimo focalizzarlo, perché questo titolo poi è stato applicato alla Madonna. La Madonna è la vera arca dell'alleanza, che di cui l'antica arca dell'alleanza era la prefigurazione. L'arca dell'alleanza fu costruita da Mosè su indicazioni dirette dall'Altissimo, da parte di Dio, con delle indicazioni molto ben precise: il tipo di materiale con cui doveva essere costruita, il rivestimento dorato, gli angeli che la coprivano, come dovevano starci e che cosa doveva contenere. I segni tangibili della presenza di Dio in mezzo al suo popolo. Nell'Antico Testamento erano un pezzettino di manna presa dall'Esodo durante i 40 anni, le tavole della legge scritte col dito di Dio, le tavole di Mosè, c'erano veramente, non è uno scherzo. E poi la verga fiorita di Aronne, sapete che Aronne era il fratello di Mosè, e attraverso la fioritura della verga di Aronne Dio indicò a quale delle 12 tribù di Israele nell'Antico Testamento voleva affidare il compito, il massimo onore possibile, del sacerdozio e del servizio al Tempio. Cioè alla tribù di Levi. Sia Mosè che Aronne appartenevano alla tribù di Levi. Avete sentito dire parlare dei Leviti, no? C'è anche un libro della Sacra Scrittura, del Pentateuco, si chiama il libro del Levitico, che contiene tutte quante le prescrizioni del culto antico, quindi che venivano date per i riti, per le cerimonie del Tempio, eccetera. Questa era l'arca dell'alleanza dell'Antico Testamento, che purtroppo poi fu perduta in una delle distruzioni, ahimè, di Gerusalemme. Se non ricordo male, dell'arca dell'alleanza dovrei ricordare bene, però si perse traccia quando nel 586 avanti Cristo Gerusalemme fu rasa al suolo da Nabucodonosor, re di Babilonia, quando i babilonesi distrussero completamente la città santa, fecero radere al suolo anche il tempio di Gerusalemme. Fu una cosa veramente allucinante. Ora capite, no? Chi è la Madonna? E da dove, San Tommaso dice, quando pensiamo alla Madonna dobbiamo capire come mai Gesù l'ha fatta in questo modo, qual era la ragione di essere della Madonna. Qual era? La Madonna è nata per essere l'arca dell'alleanza, la vera arca dell'alleanza, cioè colei che avrebbe contenuto realmente in sé non dei segni forti che rappresentano Dio, ma Dio stesso, e non solo contenendolo in sé come se fosse un contenitore, come dire, neutro, no? Perché la Madonna ha accolto in sé il Verbo incarnato, ma non, capite, come un tubo, perdonatemi, no? come se passa l'acqua che esce così come è entrata, no? L'ha contenuto per rivestirlo dalla sua natura umana di natura umana, cioè Gesù Cristo, cioè cromosomi della Madonna, perdonatemi che sono così esplicito, il sangue di Gesù Cristo che gli scorre nelle vene è dello stesso gruppo sanguigno di Maria. Il patrimonio genetico di Gesù Cristo è quello di Maria, perché è l'unica creatura al mondo, è l'unica creatura, ho detto un'eresia, non la dico troppo in giro, cioè l'unica natura umana creata, diciamo così, al mondo, che è nata soltanto da una donna e non anche dal concorso maschile. Non lo so cosa si è inventato lo Spirito Santo, ma dal punto di vista umano il patrimonio genetico di Gesù è quello di Maria. San Giovanni Bosco diceva: lei lo ha fatto tutto. Quindi capite che significa che
esiste una creatura come noi in quanto creatura, che Dio in persona la chiama madre. Quando San Tommaso d'Aquino spiega questa cosa, voi capite la dignità che ha una creatura di questo genere? No, non la capite voi, non la capisco neanche io, nemmeno tutti gli angeli e i santi messi insieme, è qualcosa di inconcepibile. Ecco quindi la liturgia che accentra, e oggi dice che c'entra questo con l'assunta. Certo che c'entra con l'assunta. Nella seconda lettura San Paolo ci proietta verso una realtà che spero tutti quanti ci crediate, particolarmente di questi tempi dove c'è lo spauracchio della morte, che ormai è sempre più spauracchio, che ci sta tormentando da tempi immemorabili. A me, vi confesso sinceramente, non mi tormenta proprio per niente, però sic est si dice in latino, no? Questa morte che tanto terrorizza, vabbè, parte il fatto che la morte non è la fine della vita, questo lo dovremmo già credere, ma è l'inizio della vita eterna, non è il male assoluto. Cioè, il male assoluto, ce lo dice già San Paolo, ed il motivo per cui la Madonna non è morta ed è stata assunta, non è la morte corporale, ma è la causa della morte, cioè il peccato. Noi non abbiamo paura della morte, noi abbiamo, tra virgolette, paura anche del più piccolo peccato, perché il pungiglione, dice San Paolo, della morte è il peccato, e il motivo per cui la Madonna è stata assunta in cielo, attenzione, non è perché è stata la madre del Figlio di Dio, questo poi lo vedremo nel Vangelo, ma è perché non ha commesso nessun peccato. Quindi tutte le grazie immense di cui il Signore l'ha arricchita per darle la dignità di sua madre, lei le ha custodite, le ha conservate. E sappiamo bene che purtroppo all'inizio dell'umanità ci sono stati due innocenti, non come noi, noi non ci capiamo niente di queste cose, noi non siamo nati innocenti, noi non siamo immacolati, non siamo niente, siamo tutti quanti poveretti, che a differenza di Maria Santissima non sono stati capaci di rimanere fedeli e di conservare la grazia. Allora San Paolo annuncia nella seconda lettura però che verrà un giorno in cui questo corpo mortale si sarà vestito di immortalità e si compirà la parola della scrittura, che in Maria si è già compiuta: la morte è stata inghiottita nella vittoria. Domanda, rispondete nel vostro cuore, ma voi ci credete o no? Ci credete che, non si sa, non sappiamo quando, ci sarà un giorno in cui la Chiesa insegna nei concili, quindi questo non è solo parola di Don Leonardo quando parla da qui è sempre un ministro della Chiesa, non dice mai cose sue, quindi potete sempre andare a controllare sul catechismo tutto quello che dico. Alla fine della storia, quando, come diciamo nel credo, di nuovo verrà nella gloria a giudicare vivi e morti, il suo regno non avrà fine, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà, amen, lo diremo tra poco, voi ci credete che riprenderete questo stesso corpo che avete qui? Questo vi dovremmo dire ciao momentaneamente il giorno della morte, ma questo noi lo riprenderemo, non è uno scherzo, non è un modo di dire, non è una pia illusione, non è una favola, è una verità di fede. Quando la morte sarà inghiottita nella vittoria, la morte sarà sconfitta e soprattutto sarà eliminato il pungiglione della morte, che è il peccato. Allora io chiedo a voi, chiedo a me, chiedo a tanti fedeli, di cosa dobbiamo avere veramente paura? Punto interrogativo, dato che ormai la paura, come ben sapete, è un sentimento che da un po' di tempo è abbastanza, ahimè, diffuso. Di cosa bisogna avere veramente paura? Chiediamocelo questo oggi. Un figlio di Dio di cosa ha paura? Ha paura della morte corporale? Questo non vuol dire che uno si deve suicidare, capite quello che sto dicendo? Non deve dire che sto dicendo cose strane, o che deve fare cose da matto, o essere imprudente, o esporsi inutilmente alla morte o ai pericoli, capite bene il senso di quello che sto dicendo, no? Ma qual è la paura, quella che c'è con i santi? Sapete cosa diceva il piccolo San Domenico Sandro, morto a 16 anni? Sapete qual era il suo motto? La morte, ma non il peccato. Quindi, di che cosa aveva paura San Domenico Sandro? Della morte? Se vedete come è morto un ragazzino di 16 anni, insomma, io ho visto giovani morire santamente, lo sapete tutti quanti la mia storia, ormai sono quasi 5 anni che sto qui, il mio caro amico Francesco morto da santo dopo un anno di tumore, quindi io lo so che la morte non è lo spauracchio definitivo, perché l'ho visto con gli occhi miei, è realmente compiuto. I santi questo l'hanno vissuto, la morte non è il peccato.
Cosa è che è da fuggire? Non il male effetto. La morte è un male effetto, non è un male causa. Ma è da fuggire il male causa. Io vorrei chiedere, cioè voi chiedete, però sarei tanto curioso, queste cose le sa soltanto il Signore, la curiosità poi è cattiva consigliere, è meglio ignorarla. Ma quanti sono convinti che tutti i mali che ci sono nel mondo, tutti, anche quelli che stiamo vivendo, hanno come causa prima ed unica il peccato? Pensate che se tutti fossero convinti di questo, perdonatemi una battuta da parroco preoccupato, ogni tanto vi dovete, San Paolo diceva, ogni tanto vi dovete sopportare un po'. Per molti che la festa di domani sarà soltanto Ferragosto e che non gli passerà manco per la preanticamera del cervello di farsi un giro in chiesa, nonostante che quest'anno coincida con la domenica, quindi quest'anno si paga uno e si prende due, no? Quindi cioè, capite, perché è più difficile quando il 15 d'agosto capita di mercoledì, che già d'estate si manda in vacanza a Padre Eterno la domenica, figuriamoci il mercoledì, no? Ma se uno credesse che tutti quanti i guai dipendono dal peccato, ma ti pare che mancherebbe la messa dell'assunta? No. Quindi il fatto che uno manca vuol dire che non ci crede. E andiamo al Vangelo. Dice, Don Leonardo ci ha fatto una testa tanta, la grande dignità della Madonna era di essere diventata la madre di Dio. Ma guarda che cosa succede, a Gesù gli dicono, beato il grembo che ti ha portato, il seno che ti ha allattato. Gesù dovrebbe dire, beh, ammazzo, veramente, l'hai detto. Questa è veramente, mica dice questo, sembra quasi perché è apparenza, che stia dicendo un'altra cosa, dice no, beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Che cosa ci sta dicendo Gesù? Il grande Sant'Agostino, no? Dice, ma la Madonna non è grande perché ha concepito Gesù nel corpo. Dice, allora Don Leonardo ci ha detto un sacco di stupidaggini oggi, no, perché anche l'essere diventata madre di Dio è un effetto di una causa. Qual è la causa? È che la Madonna, la grazia di Dio di cui è stata riformata fin dal grembo materno, l'ha usata bene. Chi è che ha ascoltato la parola di Dio e l'ha osservata prima di tutti, più di tutti e meglio di tutti? Vediamo, chi è che non deve prendere lezioni di come si ascolta la parola di Dio e di come la si mette in pratica? Io devo prendere lezioni, voi dovete prendere lezioni? La Madonna secondo voi deve prendere lezioni di come ascolta la parola di come si mette in pratica? Quindi sta dicendo, attento, la Madonna è diventata mia madre, la Madonna è stata assunta in cielo perché ha fatto buon uso della grazia e della libertà che gli ho dato. Quindi capite, applichiamo a noi stessi e chiudiamo via, che se no è troppo lunga. Questo è già un bello, un ottimo modo, vedete, con cui la liturgia ci introduce a questa splendida festa. Santa festa dell'Assunta a tutti. Mentre do il saluto, sensibilmente amico appendice alle autorità presenti, che ne vedo già diverse, prima che parte la processione vi invito a sostare un attimo davanti all'altare del Santissimo Sacramento, perché mi dispiace che non c'è Pina, perdonatemi l'appendice, non mi ricordo dove l'hanno ritrovato, ma un po' di tempo fa il sindaco mi ha mandato alcuni operai a portare delle belle cose recuperate non so dove, non so se Marina lo sa. A Palazzo Scadafassi c'erano degli angioletti bellissimi e con dei banchi che stanno ancora in restauro e qualche altra cosa, inginocchiatoi. Gli angioletti sono stati restaurati in maniera mirabile dal nostro caro Stefano e già messi al loro posto. Sapete che gli angeli stanno a fianco del Santissimo Sacramento, sono gli angeli vigilanti, sono quelli che vigilano notte e giorno davanti al padrone della chiesa e che guardandoli uno dovrebbe anche ricordarci la prima cosa che si deve fare quando si entra in chiesa, no? Quindi la prima cosa che si fa quando si entra in chiesa è che si saluta il padrone di casa e si sta poi in chiesa ricordando che questa è la casa di Dio, quindi quando si prega, si parla con Dio e si parla di Dio, non ci sono problemi. Altro è meglio riservarlo fuori. Quindi un attimo, dopo il canto finale, prima che partiamo, sono 5 minuti, volevo farlo davanti a voi perché partecipiate, benedico questi angioletti che Dio sa. Pensate una cosa, perdonatemi, le basi, mi ha raccontato il restauratore, avevano 14 mani di vernice, 14 ne ha contate, e sono state rimesse a nudo perché sono dei pesantissimi tronchi di rovere.
14 panni di sedili vernice, chi lo sa quanto tempo hanno questi angioletti, poi sarà interessante chiamare qualche esperto d'arte, sono molto molto belli, e quindi è un arricchimento ulteriore, qui c'è poco da arricchire, però sono rimasti, io dico questi dobbiamo, cioè, che faccio, non li lascio così, non sono così, e quindi dico, quindi abbiamo questo motivo, che ho detto a Stefano, mi raccomando almeno per l'Assunta, che è la patrona, ieri li ha portati, oggi li benediciamo, e poi ne godremo della funzione non solo di abbellimento ma anche spirituale, come ho accennato, che svolgeranno in questa chiesa. Siamo lodati Gesù e Maria.